E non vi sento, come state? Come si sente? Perché siamo ancora allestendo un po' la cosa che è un poltino qualcosa di più qui e lo abbassiamo un po', eh? Ecco qui. Allora, come ricorderete, io ho fatto parte di un gruppo che ha segnato la storia degli anni 70. Come si chiamava questo gruppo? Tutti diffidati. Perché siamo un po' in maretta, dai. Purtroppo tra me e uno dei componenti del gruppo era un po' di tempo che non andava più e circa 2 anni fa ho deciso di lasciarlo e di continuare da solo, come solista, come fanno tanti ex, come dire. E è uscito il mio primo lavoro discografico che porta proprio il titolo Ricomincio da me, con 12 inediti, 3 brani storici, e tra cui uno di questi 12 inediti si intitola proprio Ricomincio da me. Gente che ho incontrato
C'è qualcuno che vuole cantare con me? Un altro brano, ma storico. Ricorderete tutti. Un'altra donna. Hai già il microfono pronto? Bene. Questa è ripresa, così ti ricordo, grazie. Un applauso ancora. Bene, a questo punto, prima di presentare l'ultimo, un altro brano che fa parte del mio ultimo lavoro discografico, porta il titolo Chissà se ne mi pensa, vorrei regalare un pensierino che troverete anche qui sulla mia destra, anche con il mio nuovo lavoro discografico, Ricomincio da me, il CD. Questo lo regaliamo proprio. Poi lì c'è il CD, compreso la maglietta, per chi volesse acquistarlo, Il regalo. Lo tiro? Fatto questo non fa male, vai. Come ti chiami? Come? J'adore. Shalom. Vieni, Shalom. Eccola. Un applauso. Ultimo singolo. Chissà se lei mi pensa. I'm
se lei mi pensa. Ma voi non mi pensate, sì, dai, un pochino sì, dai. Torniamo nel passato. Più movimentato. No to no, dai! Tutti con me, dai, no to no! Hey. Chi non la ricorda? Anni 80! Quanti ricordi. Beh, a questo punto vorrei cantare un brano che non fa parte del mio nuovo e del vecchio repertorio, ma è un brano di un cantante storico che ha segnato la storia della musica italiana e mondiale. Lo ricorderete tutti, il grande Pino Mango. Un applauso a Pino, dai, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, proprio su uno di questi palcoscenici. Ho deciso di ricordarlo nelle mie serate con un brano che a me piaceva molto. Mona Lisa. I'm not
Grazie.